Arrivoli. Pronto, buongiorno. Sì. Le volevo comunicare che lei è refrattario. Come? Le volevo comunicare che lei è refrattario. Scusi, ma spieghi meglio. Come? Non lo sapeva di essere refrattario. Io glielo comunico comunque ufficialmente. Io sono Aspetti un... un attimo, io faccio mio padre. Sì, vabbè. Sarà refrattario anche lui, non lo so. Pronto? Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Le volevo comunicare che suo figlio è refrattario. A cosa? A cosa? Scusi, se le dico refrattario, questo può bastare. Io sono un individuatore di refrattari. Ho individuato in suo figlio un refrattario. Tutto qui, lo sappia, così magari prenderà le misure del caso, no? No, io non, a questo punto non so quale misura del caso posso prendere. Prima di tutto non so chi è lei. Guardi, prenda le misure che vuole, abbia pazienza. Io sono un individuatore di refrattari. Allora, suo figlio è refrattario, Ma basta. scusi, prima di Cioè, tutto, chi è lei? gliel'ho detto adesso, Ma mi dà il sono... nome? vuole anche il nome? Sì. Ma guardi, io non sono mica tenuto a dare il nome. Se vuole glielo do, ma insomma non è che io sia Sì, ma tenuto. voglio dire, ma da quale ente telefona? Per cosa? Cioè, voglio dire, quando normalmente una persona è refrattaria a qualcosa, o è Appunto. refrattaria, È non so, refrattaria. alla chiesa, alla religione, alle donne, agli uomini, a cosa? Ma guardi, io per ora posso dire solamente che è refrattario, non posso dirle perché ancora non siamo entrati nel merito, ecco. Però ecco, Ma come l'ha intanto. avuti questi dati? Cioè, come l'ha presi? Ma scusi, questi dati vengono presi con le nostre indagini che facciamo via via, naturalmente a campione, capisce? Quindi ora le posso dire, guardi che dicendogli le faccio un piacere, così lei lo sa, prende le misure del Ma caso. prima di tutto io ho diversi figli, non so quale figlio Quello lei che intende. mi ha risposto prima, quello che Eh? mi ha risposto prima suo figlio, proprio lui, l'ho detto anche a lui e lui mi ha detto ma le passo mio padre, io No, lo dico se rispondeva l'altro, era l'altro le diceva. no, Ma come si chiama mio figlio? eh? Come si chiama? No, Io? mio figlio. Ah, vedi, non vuoi più sapere come mi chiamo io, No, cioè, no, no. guardi, suo E figlio, lei non me lo dice, come ma può? abbia pazienza, ma io non so, ma lei forse non ha capito, No, io... proprio non ho capito perché è la prima volta che mi Ma capita. anche a me guardi uno che risponde così. Cioè, Scusi. ormai tutti sanno che ci sono i refrattari e i non No, io refrattari. ascolti, allora Cioè, facciamoci da capo. no, Io da non capo. so. Un attimo solo, abbia pazienza. Prego, 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 prego. Non so io Sì. che ci sono o che ci potevano essere dei refrattari. Prima di tutto, allora, E prima, invece se ci mi spiega cosa sono, mi fa altrimenti piacere. Diversamente, Posso fare una domanda? Lei si è mai accorto di niente di suo figlio, cioè che... è refrattario a qualcosa? no. È sicuro? Sì. Ecco, no, perché a volte dice, è refrattario, me ne sono accorto, oppure è refrattario, ci sono anche tante persone che hanno, questo non c'entra niente, No, non mi to ecco faccio per quello che dire, dicevo. hanno magari figlio gay e non se ne accorgono, non è il caso, non è questo il caso, non volevo dire questo, ma per fare un esempio, hanno il figlio gay e non lo sanno, Sì. hanno il figlio drogato e non lo sanno, Sì. Ecco, non è il caso suo, intendiamoci bene, il suo figlio è solo refrattario, per carità di Dio. ma io ora ho capito fino a un certo punto, cioè a dire, fino al discorso, non riesco a capire a cosa sia refrattario. Ecco, il problema è che non lo capiamo ancora nemmeno noi. Quando lo sapremo glielo comunicheremo. Cioè, praticamente io devo individuare la refrattarietà, poi Ecco, abbiamo il ma problema. mi spiego un attimo, ho Sì. dato che mi sembra la faccenda ora si sia incanalata diversamente, forse nel Nel migliore migliore modo modo, possibile. perché siamo persone civili e ci spieghiamo, no? Ecco, allora Ecco. io le chiedevo, se mi Sì, permette, prego. com'è che voi avete questo nominativo, non solo, ma da che cosa avete dedotto questo? Dunque, allora, per quanto riguarda il nominativo, noi per esempio per telefono, come ha capito, non facciamo nomi perché c'è la legge sulla privacy, non vogliamo che nessuno, anche per caso, possa sentire il nome. E vabbè, per quanto riguarda, come arriviamo, arriviamo attraverso posti di lavoro, attraverso scuole, attraverso, insomma, ambienti frequentati naturalmente da queste persone. Vengono presi a campione, viene fatta un'indagine sui refrattari in Italia. Ecco, quindi praticamente, a questo punto, siccome suo figlio rientrava in questa indagine a campione, io lo posso dire perché può essere un dato utile, ecco, suo figlio è refrattario. Appena sapremo, perché poi noi abbiamo tutti i dati nel computer, faremo delle ricerche più approfondite, appena sapremo a cui, cioè a cosa suo figlio è refrattario, più o meno, refrattario a una cosa sola, a più cose, eccetera, glielo faremo sapere. Intanto sappia questo, poi la aggiorneremo. Questo è il mio lavoro. L'unica cosa
che dovevo fare oggi era quello di dire a questa persona, poi ho parlato anche con lei, mi fa piacere, che appunto è refrattario. Tutto qui, ecco. No, no, ma non c'è mica niente. Guardi, il refrattario non è mica una malattia, No, ma ecco, per carità di Dio, no. Come? Mi sembrava la faccenda fosse piuttosto vaga. Allora che? Un sento, una persona mi dice, guardi, io sei così. Le chiedo a cosa? Lei mi dice, no, ancora. No. Se mi permetto. Comunque ora le sembra meno vaga, no? Ancora un po' vaga lo è. Ma perché... vedi, il fatto è questo, che la persona su cui indaghiamo sempre con molta molta, come dire, discrezione, non lo sa che sappiamo delle cose, cioè noi vediamo dei dati, abbiamo anche delle testimonianze e così via. Ma, per esempio, io non è il caso di suo figlio, le faccio un caso così, qualsiasi. Noi indaghiamo su una persona, sempre a scopo, diciamo, di scienza, una ricerca scientifica. Per esempio, veniamo a sapere da una sua conoscenza, per esempio una ragazza, dice, guarda, guardi, ci può dire, questo ragazzo mi ha rifiutata, non ha voluto avere rapporti con me, il che significa che questa persona comincia a essere refrattaria, per esempio, alle donne. È un esempio, questo è un esempio. Sì, sì, sì. Ecco, quindi dice, questo non mangia paste alla cioccolata, ecco, può essere refrattario. Ecco, naturalmente noi sulla refrattarietà abbiamo tutto un ampio ventaglio, sapesse di quante cose. Non sono certo solo a fare questo lavoro, siamo in tanti. Ecco, effettivamente, quindi, alla fine abbiamo una serie di dati, ancora non le posso dire, ma quando arriviamo a dire che una persona è refrattaria di solito a diverse cose, non a una cosa sola, o a una cosa sola ma importante, ecco, come quella delle donne, per esempio. Se uno è refrattario alle donne, certamente è una cosa importante e deve anche saperlo, perché molto spesso uno non sa nemmeno di esserlo. Ecco, perché crede di essere non refrattario e invece è refrattario, capisci? Quindi il discorso è questo. A questo punto noi, quando avremo dei dati più approfonditi sul suo figlio, potremo dire, guardi, se vuole che parliamo direttamente con lei, suo figlio è refrattario a questo, oppure a questo solamente, o che ne so, ai fiammiferi accesi, no, per dire, capito? Sì, qualsiasi sì, cosa, ma per dire. Ecco, è tutto qui. È una cosa utile a sapersi, anzi, io credo che sia, anche se è fatta a campione, chi viene... appunto indagato in questo senso è assolutamente più fortunato, perché magari viene a scoprire le cose di se stesso, che cosa che può essere di utile nella vita, capisce? Ecco. Okay. Quindi, per esempio, può essere refrattario una persona, non lo so, ai cani, ai gatti, capisce? Che poi si sconfina anche nel caso delle allergie, ma è un altro discorso quello. L'allergia è una cosa, la refrattarietà è un'altra. Ecco, forse il discorso potrebbe essere un po' lungo. In ogni caso, mi fa piacere capire che lei sta capendo il mio discorso, no? Quindi ora è molto meno vago, no? Sì, no, infatti, ecco perché avevo continuato ho fatto bene, perché io posso capire che è una cosa un po' può sembrare strana che uno telefoni ce l'ha il refrattario, ma insomma, lo capisco. Ma anche questa cosa, oltretutto, è uscita sui giornali, forse lei non l'ha mai letta, che c'è un'indagine su questo tipo di cose. Non mi è mai capitato. Anche nei telegiornali, una volta ho visto un servizio anche interessante, ho partecipato anche io, mi hanno intervistato, cioè c'entra nulla, però voglio dire. Effettivamente è una cosa che oggi come oggi può essere utile, soprattutto per conoscere meglio il popolo italiano, cioè come siamo fatti, e quindi agire di conseguenza e poi passare il tutto al ministro delle finanze, che poi mette le tasse. Un'altra cosa, ma questo studio dove ce l'avete voi? No, noi abbiamo in tutta Italia, cioè praticamente io la chiamo da Firenze, e il studio centrale qui per la Toscana, poi in ogni regione ce n'è uno, e quello centrale naturalmente a Roma. Insomma, io che le devo dire? Io non ho altro da dirle, semplicemente quello che dovevo dirle, parli con suo figlio, cerchi di capire, può darsi che scopra anche lei prima di noi quali sono i punti di refrattarietà. L'avevo detto questo dello studio perché era, come dire, posso venire eventualmente a parlare direttamente con lei. Anche sì, forse lei vorrà. Ora, noi in realtà non facciamo cose di questo, consulti o cose di questo genere, perché abbiamo un lavoro enorme, ecco, lo dico la verità, perché le cose da vedere, da spulciare sono molte. Lei non si deve preoccupare però, assolutamente, perché non è né una malattia, né un vizio, né niente. È semplicemente una tendenza di una persona.
Magari anche lei, ora su lei non abbiamo, non sappiamo niente, magari anche lei, o cioè ognuno di noi ha le sue refrattarietà, capisce? Quindi a un certo punto non se la prenda, non creda che sia una cosa grave, anzi, se lei non ha notato niente di macroscopico in suo figlio, magari quindi non c'è niente di cui preoccuparsi, stia tranquillo. No, anzi, però... Io me la sento un po' sconvolta, no? Sentissi dire che il figlio è refrattario, dice magari può essere, ma sia tranquillo, invece è una cosa diciamo abbastanza superficiale, perché uno può essere refrattario e avere una vita normalissima, non c'è problema, uno può essere refrattario a tante cose e avere una vita normale, farsi una famiglia, fare figli, avere dei figli anche loro refrattari, non se ne accorge nemmeno né lui né i figli, però lo sono, perché in effetti noi andiamo a cercare le cose che quasi non esistono in superficie, ma esistono sotto la crosta, e sotto la crosta, capisce, può esserci tanto, tantissimo. Che le devo dire, ora entreremo anche in discorsi più approfonditi, ma di carattere generale, che forse a lei non interessa, no? Niente, non si preoccupi, guardi, è una cosa normalissima, anzi, se vuole ripassarmi suo figlio io lo saluto, è tutto qui, insomma. Sì, no, questo senz'altro. Un'ultima cosa, sì. Quando pensa che come dire, di sapere qualcosa in più? In più concreto. Guardi, io penso fra un paio di mesi, ecco, perché sono tanti quelli che dobbiamo, e poi ci vogliono prove, riprove, controprove, la prova del 9, insomma ci vogliono un sacco di passaggi, e poi alla fine quando siamo sicuri, io dico, guardi, suo figlio è arrivato a questo sì, no, ce lo manca, capito? Ma queste prove poi voi come no, le... sono segreti, cioè queste non vengono mai diffuse. No, dico, ma come le potete attuare? Cioè chiedendo... Se intendo, perché no, naturalmente... No, a questo punto noi abbiamo acquisito tutti i dati necessari, no? Sulla refrattarietà di tanta gente. E poi praticamente cosa facciamo? Facciamo semplicemente degli studi al computer. A questo punto abbiamo tutti i dati, vanno solamente assemblati, studiati, sezionati proprio e selezionati. Cioè a questo punto i dati sono... Cioè l'indagine è stata fatta. Noi abbiamo un segnale di refrattarietà, ma non abbiamo ancora i particolari, i dettagli. I dettagli... saranno una cosa, insomma, che fra un paio di mesi potrà essere conosciuta. Ma verranno forniti per telefonicamente? Forniti telefonicamente, perché non è possibile, come dire, né scrivere né andare, cioè è un po' lunga la cosa, perché abbiamo tantissimo lavoro. Lei è interessato a quanto pare? Beh, a questo punto mi dica che non lo sarebbe. Lei per esempio, personalmente, vorrebbe sapere se lei è o meno refrattario, perché ci sono anche dei volontari che si sottopongono a questi test, quindi se lei volesse essere anche volontario noi l'accogliamo volentieri, no? E quindi in pratica potremmo fare qualche piccolo studio anche su di lei. Ma io più che altro momentaneamente mi interessa l'altra questione, mi sembra, ma no, io lo dicevo così per cortesia, ma di lavoro ne abbiamo già tanto. Bene, allora io la ringrazio molto, è stato anche molto gentile, mi fa piacere che lei abbia voluto saperne di più, perché vuol dire che lei è interessato molto ai suoi figli e questo è molto importante, vero? Guardi, non si preoccupi, essere refrattario non è un problema, a meno che non esiste proprio, appunto, se fosse un problema se ne sarebbe già accorto anche lei, capisce? Quindi normalmente non è un problema, a meno che lascio puntini di sospensione, a meno che questo però lo sa meglio lei di me a questo punto, perché certamente è un padre molto attento. Lei sappia che suo figlio è refrattario, ma è una cosa, come dire, non so, uno è peloso e uno non è peloso, cioè non cambia nulla nella vita, no? Sono quelle cose, averle o non averle, per carità di Dio, a meno che... A questo punto forse se noi ci fossimo lasciati 5 minuti prima era molto diverso. Sono contento di averla rassicurata. No, e invece non mi ha proprio... Come non l'ho rassicurata? Ma scusi, se... Ma che cosa le da noi, a meno che? Lo tolgo, cancelliamo a meno che. No, guardi, a meno che è così dire, un caso su 1 milione, ecco, per carità di Dio. Meno che non sia quello di suo figlio, ma insomma, voglio dire... Infatti, ma il discorso che le dicevo prima era, se noi ci fossimo sentiti una settimana... Aspetta! Ma che c'è? No, era per via del telefono, non si preoccupi. Pronto? Sì. Sì, no, dicevo, se noi ci fossimo chiusi prima che lei
avesse detto, a meno che, io onestamente ero più tranquillo, perché io, torno a ripetere, non ho detto, non avendo, cioè, io ho detto a meno che, non cioè, avendo, io ho detto a meno che, le ha dato fastidio questo a meno che, togliamo a meno che, guardi, a meno che, non, è, non l'ho mai detto, tanto come fanno i politici, non ho mai detto questo, dicono così, no? Lo dicono e poi lo negano, lo faccio anch'io, non c'è problema, prendiamo esempio da chi è più in alto di noi, quindi a meno che, io non l'ho mai detto, mai, 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 assolutamente, guardi, nel suo caso non c'è a meno che tenga. Ora mi ha un po' più da assicurare. A meno che... Vabbè, allora... No, per carità di... Scusi, mi è scappato. Io la devo salutare a questo punto perché devo chiamare molti altri. Sì. Sia tranquillo, non c'è niente, nemmeno un a meno che tenga, guardi, le assicuro. Va bene? Va bene. Buongiorno. Buongiorno.